mejor, de las mejores pistas de todo el mundo. Bayer gestore from Corcol. Ernesto, todo el mundo espera. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente si torna in pista, ma soprattutto finalmente si torna a casa. No, non mi dire, qua si sta nuvolando. Oh ricca, ma non è che piove? Ma quale piove? Si ferma a mezzo metro e poi evapora. L'argilla è calda. E bollenti. Oggi due obiettivi. Il primo è quello di tornare a girare con i miei vecchi tempi, ma quello dipende molto dalla pista, dal grip, però oggi potrebbero uscire sicuramente degli ottimi tempi. Il secondo obiettivo ve lo mostro più tardi. Eccoci qui alla nostra postazione odierna, la MP10, non vede l'ora di scatenarsi in pista. Il setup di oggi, un po' anomalo, mai utilizzato, ma potrebbe essere molto performante. Partiamo con un 5000 al posteriore, un 30000 al centro e un 20000 anteriore. Ammortizzatori con olio 550 anteriore e 600 posteriore, molle blu davanti, molle rosse dietro e le super gomme di casa Getco. Per partire ho scelto il disegno Sting, che secondo il mio parere, conoscendo abbastanza bene la pista Nitro RC Roma, dovrebbero garantirmi da subito un'ottima performance. Vabbè, insomma, sta macchina che dici, ti piace? Faccio? A me piace tantissimo, a te? Si può migliorare un pochino. E qualcosa faremo. Chi è? È pronto? Iscrivetevi al canale! Ma è pronto, sti cavoli del canale, mangiamo! Guardate ragazzi, la qualità della brace, la cura, la dimesticanza di che spugna. Attenzione, facciamo vedere. Ah, basta. Ai 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 ai. Ma non vedi che polletto? Grazie caro. Vabbè, tanto alla fine giriamo, non giriamo, basta che mangiamo. E dopo veramente una ricca mangiata, pista aperta e si torna a girare. Ho fatto solo una modifica, ho messo il peso da 30 grammi, da 70 a 75.
5.it al posteriore. Voglio vedere se la macchina tende un po' a scivolare leggermente di più sull'asse posteriore. E poi ragazzi, oggi sto utilizzando per la prima volta il nuovo carburante omologato, quindi la 16 EU di casa Energy. Ho ricarburato leggermente il motore, adesso controlliamo i consumi, ma per il resto va una favola. Meno male, perché ormai è impossibile utilizzare il 25% di nitrometano. Vabbè, vado, metto in moto e ci vediamo in pista. C'è un differenziale rotto comunque, faccio. Fa sto rumore, non mi piace. No, vale la canna, che c'è sta, stanno attaccando. Macchina bellissima da guidare e da vedere, ma il tempo non esce. E abbiamo trovato il problema. Qual è il problema? Fa show! Differenziale posteriore. Ma c'ha questo? C'ha... Ma questo non c'ha niente! È rotto, no? Cosa stiamo montando adesso? Faccio lo micropin, andiamo con micropin. Con le Lesnar. Con le Lesnar. Ho fatto diversi test, circa un pieno per ogni tipo di gomma, non del marchio Jetco. Sono partito con le Jetco Sting che ci ho fatto tutta la giornata e sono durate sinceramente anche tanto, non mi aspettavo che potessero durare così. Ci ho fatto 2 litri praticamente, circa 180 giri. Dopodiché ho provato altri marchi di gomme tra le più diffuse e ho visto che i tempi non cambiano, quindi questo mi ha fatto capire insomma che la Jetco è veramente un'ottima gomma. Fino adesso, come vi dicevo, ho girato con le Sting soft e adesso provo le Lesnar sempre soft. Per quanto riguarda i tempi, ci siamo assestati sul 28 passo, 2802 per la precisione, manca un decimo per arrivare al 27. La pista, rispetto all'ultimo video che avete visto di test su questa pista, è cambiata leggermente, è stato modificato il doppio, che fa sì che è diventato nettamente più facile, ma allo stesso tempo leggermente più lento. Però la macchina sembra rispondere bene. Adesso voglio provare, per quanto riguarda i pneumatici che vi ho appena menzionato, inoltre le modifiche che abbiamo effettuato in questa giornata riguardano anche un po' il setup. Abbiamo cambiato la barra anteriore, che questa mattina sono partito con una 2.5, sono arrivato con una barra, adesso a girare con una barra da 2.3. Questo vento mi ha scomposto il ciuffo. 20.000 all'anteriore, scusatemi, 15.000 al centro e 5.000 al posteriore. Quindi ho tolto il 30.000 centrale e sono sceso leggermente di gradazione. Abbastanza, ho dimezzato. E la macchina sembra rispondere ancora meglio. Oh, io quello che spero è che Fagiolo mi fa riposare un attimo, perché 5 minuti di pausa già mi sta chiamando. La macchina. Yeah.
Eccolo! Sì. Ragazzi, che giornata! Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho girato così tanto. Tutto merito del Fasciolo che veramente quando sta sotto i box non vuole mai farmi smettere di girare. Mi ha fatto bruciare 3 litri. La macchina è finita, va rifatta completamente. Già sappiamo cosa dobbiamo fare per la prossima volta, per altri test, ma soprattutto spero il prima possibile di poter tornare nei campi di gara. E volete sapere chi mi può dare questo input? Indovinate un po', proprio voi! Ragazzi, iscrivetevi al canale e prima di salutarvi vi lascio con un bel onboard della mia MP10 sul tracciato Nitro RC Roma. Sono divertito io quest'oggi e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!